Andrea Congiu, dopo questo risultato, ma soprattutto dopo questa partita della Torres, che cosa ti viene da dire? Grazie ai miei compagni che fino alla fine non hanno mollato, lo dico, non hanno mollato un cazzo. Eravamo in pochi, cerottati, abbiamo fatto un primo tempo devastante e anche tutto il secondo tempo abbiamo sofferto insieme da squadra, poi sapevamo di avere davanti la prima della classe, quindi sapevamo che sarebbero usciti fuori, però c'è da ringraziare tutti dal primo all'ultimo perché abbiamo fatto una partita clamorosa. E ovviamente c'è il rammarico per il risultato, ma forse neanche più di tanto, perché oggi davvero abbiamo visto nel primo tempo forse la miglior Torres della stagione. Ma rammarico fino a un certo punto, perché comunque pensavamo, cioè eravamo sopra 2-0, sì, rammarico, però è più, ripeto, la felicità e la contentezza di avere al mio fianco gente con gli attributi che lotta fino alla fine, niente, più appunto la contentezza per avere a fianco gente del genere, che non è facile da trovare, gente che suda la maglia fino all'ultimo nonostante le difficoltà. Siamo venuti qua in 16, molti giovanissimi, io ero il più grande, quindi questo dice tutto. La Torres c'è? Assolutamente, assolutamente. Grazie mille Andrea Congiu. Grazie a te.